Tre giorni dopo la morte dello storico leader radicale Gianfranco Spadaccia, al decesso di suo nipote, giornalista e avvocato a causa di una trombosi. Francesco, 31 anni, si era sentito male martedì scorso al Senato, proprio alla camera ardente dello zio. Erano subito intervenuti i medici di Palazzo Madama, quindi Francesco era stato trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato. Oggi il decesso, confermato dal presidente di Più Europa, Riccardo Magi, che all'ADN Kronos dice: «È una tragedia immensa. Francesco Spadaccia, giornalista e avvocato, era molto legato allo zio, soprattutto dopo la morte 5 anni fa del padre e fratello di Gianfranco, Giorgio Spadaccia».